spazio, dalla terra al mare. In questa puntata parleremo di... Foliage d'Abruzzo, i colori d'autunno, sei vincitori dell'Oscar Green Abruzzo, i Tolos nell'Ecomuseo di Abateggio, la frutta antica di Gino Primavera, Solis Green Log, innovazione e sostenibilità. Fragola che cresce spontanea. Siamo a Cricchio nel Parco dei Mulini e iniziamo con un'emozione che è quella del foliage. Abruzzo, dalla terra al mare. E questa bellissima regione in autunno si tinge di colori particolari ed ha dei sapori particolari. Io sono con Nicola Dauria, presidente del Movimento Turismo del Vino, che insieme alla rivista d'Abruzzo ha organizzato una bellissima giornata. Sì, una giornata dedicata alla scoperta dei colori e dei sapori di questo periodo particolare che è l'autunno. Quindi Foliage d'Abruzzo, dedicato appunto a questa giornata. E l'idea nostra è quella di cercare di far sviluppare un turismo anche fatto non solo di un periodo estivo, come siamo abituati noi in questo territorio, ma fatto anche in un periodo diverso, quindi appunto l'autunno, che ci dà dei colori eccezionali, soprattutto i vigneti che ci donano dei colori particolarissimi, i nostri faggeti, i nostri boschi. E quindi dopo un momento convegnistico, quindi di formazione culturale, in cui abbiamo ascoltato dei docenti bravissimi, adesso stiamo facendo con mano, stiamo toccando il territorio e quindi ci stiamo facendo questa bellissima passeggiata. Qui siamo in un bellissimo angolo di Cricchio. Sì, qua siamo nel Parco dei Mulini, quindi in un posto bellissimo. Tra l'altro, ecco, la scelta di essere venuti a Cricchio appunto perché Cricchio ci dà, è un comune particolare, un borgo bellissimo. Non a caso non per ultimo è stato premiato come borghi d'Italia, tra i più bei borghi d'Italia, quindi certo, Cricchio è bellissimo e quindi abbiamo immaginato di partire per fare questa giornata appunto dal comune di Cricchio. Gaetano Basti, l'editore che insieme al Movimento Turismo del Vino ha organizzato questa bellissima giornata che ha previsto un momento di convegno ed una passeggiata. Beh, dunque, Foliage d'Abruzzo, sapori e colori dell'autunno. Quindi diciamo che è una giornata dedicata ai colori, in questo caso specifico delle vigne, perché il foliage si fa soprattutto in Nord America, ma nei grossi boschi, ma anche in Abruzzo abbiamo le faggete, abbiamo i castagneti, i querceti e soprattutto abbiamo le vigne, che in questo periodo si tingono di colori bellissimi che vanno dal giallo al rosso, al rosa, eccetera. E quindi abbiamo pensato di fare un momento convegnistico dove alcuni professori hanno spiegato anche tecnicamente il perché di questo fenomeno del foliage, è riferito alla funzione della clorofilla. E poi niente, abbiamo un momento anche conviviale, in quanto questa è la stagione dove ci sono i funghi, ci sono i tartufi, ci sono le salsicce molto buone, e quindi siamo qui. Adesso abbiamo concluso un giro nella campagna qui di Cricchio di circa 3 ore e adesso andiamo a questa conviviale con gli amici che sono venuti, diciamo, un po' da tutto l'Abruzzo. Professor Ernesto Di Renzo dell'Università di Tor Vergata, un interessante convegno prima di questa bellissima passeggiata. Abruzzo, enogastronomia, enoturismo, che cosa può offrire questa regione? L'Abruzzo ha veramente tanto, molto da offrire, molto più di quanto normalmente si creda o normalmente si sappia. Questo è anche una conseguenza della grande varietà morfologica del territorio, della diversità climatica, che poi incide anche sulla biodiversità. Ovviamente, se parliamo di biodiversità vegetale e animale, stiamo parlando di ingredienti, stiamo parlando di materie prime, di tutto ciò che poi può essere utilizzato
utilizzato ed è stato utilizzato nella trasformazione alimentare, soprattutto nella produzione gastronomica. L'Abruzzo ha tanto, forse non ha sufficientemente gli strumenti per poter rendere tutto questo una risorsa, o meglio, ha dal punto di vista dell'enogastronomia un grande stock di capitale, però dovrebbe avere elementi in più, soprattutto elementi operativi per trasformarli in prodotto turistico. Ecco, e lì l'operazione non è facile, è complessa, richiede soprattutto una complementarità di apporti, complementarità di scambi, complementarità di conoscenze, soprattutto anche creatività di iniziativa come quella che stiamo vivendo qui oggi. Oggi l'elemento che ci ha portato qui a Crecchio è organizzato tra l'altro dal Movimento Turismo del Vino e il Foliage. Il foliage, ossia questi viraggi cromatici che i boschi, gli alberi, ma soprattutto la vigna in questo caso, sono in grado di offrire all'esperienza, sono in grado di esprimere all'emozione di chi visita questi luoghi. E guardate, quando si parla di esperienza, quando si parla di emozione, si sta parlando di ingredienti che sono ritenuti sempre più importanti e sempre più imprescindibili da chi viaggia, da chi visita i luoghi nella veste di turista, nella veste di escursionista, semplicemente nella veste di curioso che intende cogliere un po' quello che è il genius. E i colori, questi viraggi effettivamente sono rivelatori di quanta diversità, di quanta biodiversità l'Abruzzo sia in grado di offrire all'esperienza turistica e soprattutto all'esperienza del turismo enogastronomico. Sapete cos'è l'Oscar Green Abruzzo? È il riconoscimento che ogni anno la Coldiretti Giovani dà a giovani che si impegnano nell'agricoltura con idee innovative. Sei giovani imprenditori hanno ricevuto l'Oscar Green 2021 nel concorso sull'innovazione promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Idee nuove ed originali. C'è la fattoria dei gufi per sviluppare l'empatia tra bambini rapaci, l'agrivillaggio delle suore contadine, le lumache che crescono con la frequenza dell'universo, ma anche le ipocaloriche chips di zucca, le arnie da adottare contro i cambiamenti climatici e il primo agri delivery con consegna in 30 minuti. È un'agricoltura con una forte inclinazione alla resilienza. Sentiamo Giuseppe Scorrano col Diretti Giovani Impresa. Oggi siamo qui a Chieti per la premiazione dell'Oscar Green, la selezione regionale di questo concorso organizzato da Coldiretti Giovani Impresa. Oscar Green è un'iniziativa che vuole raccontare quello che le giovani imprese di Coldiretti fanno, soprattutto in questo periodo di Covid. I giovani hanno la forza e l'iniziativa e le idee per andare avanti. Infatti in questa occasione avremo delle bellissime aziende che hanno avuto delle idee innovative per superare questo periodo difficile, ma anche la crisi che ne consegue, quindi con un'attenzione sicuramente all'ambiente, un'attenzione al consumatore, per cercare appunto di avvicinarci sempre di più alle esigenze dei nostri consumatori, dei nostri clienti e appunto superare questo brutto periodo. Noi crediamo che dando voce ai giovani agricoltori, riusciamo a superare questo periodo. Le idee dei giovani a volte spaziano su altri settori, non solo quelli prettamente agricoli. E infatti tra le varie aziende premiate quest'oggi ci sono anche delle idee digitali, quindi del sfruttare tutte le moderne tecnologie per presentare un prodotto, per appunto trovare nuovi clienti e ma anche per organizzare meglio la propria produzione. Abbiamo aziende che riescono a automatizzare alcuni processi produttivi, a effettuare un controllo attraverso le più moderne tecnologie di tutta la filiera produttiva, ma ripeto anche andare a trovare clienti attraverso internet con dei nuovi canali di vendita.
sapori dell'orto, i sapori della terra. Noi siamo andati a trovare un vero appassionato di tutto questo, Gino Primavera, autore di diversi libri. Mi viene in mente Mangia la foglia, oppure mi viene in mente Bevi la foglia, e vediamo dove ci ha accolti e come. Oggi parliamo tanto di biodiversità. Ecco, questo è un tavolo così nella sua semplicità sulla biodiversità. Sono dei fruttiferi antichi che coltivo io, appena raccolti, che ottengo senza nessun tipo di pesticida, e quindi assolutamente genuini. Certamente non sono come le belle mele lucide che troviamo molto spesso nei supermercati e nei negozi, sono anche più piccole. Quest'anno è stata l'annata di siccità e quindi anche più piccole. Ecco, me ne faccio vedere qualcuna. Questa qui è una mela antica, diffusa soprattutto nella zona di Casoli, infatti si chiama mela casolana, che ha una lunghissima conservazione. Questa la possiamo tenere fino al mese di marzo e si conserva molto bene. Poi abbiamo, questa è una chicca, è una mela veramente eccezionale, quest'anno è venuta piccolina, sempre per la siccità, che si chiama muso di bove, ed è una mela che resiste agli insetti. La tignola, che è il verme, diciamo così, della mela, non si insedia su questa mela perché c'è la buccia dura e quindi non penetra facilmente nella buccia. Tra le altre cose, il pero cotogno, non il melo cotogno, questo è il pero cotogno, che è il padre di tutte le marmellate. Cotogno in arabo si dice marmelo, e da marmelo viene marmellata, quindi probabilmente le prime marmellate furono fatte proprio col cotogno. Perché? Perché il cotogno così non si può mangiare, è asprissimo, astringente, e quindi ha bisogno di cottura per essere utilizzato. La marmellata di cotogno è una delle marmellate più pregiate che ci sia. Gli ultimi pomodori verdi, qui non si butta nulla. Io ho il compost dietro casa e il resto lo utilizziamo tutto in casa. Anche i pomodori verdi da noi venivano utilizzati e vengono tuttora utilizzati per fare dei sottaceti, molto molto apprezzati nella cucina tradizionale. Ecco, per finire una pera che si deve raccogliere non matura sull'albero, ed è durissima, tant'è vero che il nome dialettale è coccia d'asene, proprio per questa sua durezza. In italiano si chiama la pera spina. Vabbè, qualche altra cosa, l'uva fragola, che gli ultimi residui, che è un'uva che non ha bisogno di nessun tipo di trattamento. Allora, tutto quello descritto. Ecco, un grappolo di sorbe. Le sorbe, per esempio, si appendono a mazzetti e man mano che ammezziscono si mangiano. Un aspetto della tradizione e dei frutti tradizionali è quello che non solo sono buoni, ma fanno bene anche alla salute per qualche motivo. Allora, le sorbe perché cosa si adoperavano? Si adoperavano, per esempio, per le diarree, perché è una frutta che ha una certa astringenza e che praticamente si dava ai bambini quando avevano una diarrea, per limitare un po' gli effetti della diarrea. Questo è un mio libro, La cucina della Maiella, nella quale molte delle cose che stiamo dicendo, ma anche altre cose, vengono riportate ampiamente. Ma quanto è bello, ricco e vario il nostro Abruzzo, guardate! Un
un salto nel passato, nel villaggio Tolos, nell'ecomuseo del Paleolitico ad Abateggio, in provincia di Pescara. Un museo all'aperto dove troviamo delle capanne ricostruite in pietra a secco, architetture povere, tipiche dell'ambiente agropastorale abruzzese. Ambiente suggestivo quello dell'ecomuseo, nato da un'idea dell'ex sindaco Antonio Di Marco e che negli anni è diventato meta di tanti turisti attratti dal paesaggio e dalla storia che racconta. Le capanne a Tolos venivano costruite da pastori e contadini come ripari. La loro forma ricorda i trulli pugliesi e sono chiamati in dialetto paiar, tipici della Maiella nordorientale. Sono capanne realizzate utilizzando il materiale disponibile sul posto e venivano realizzati ambienti a pianta circolare, quadrata o rettangolare. Per la copertura veniva adottata la tecnica della falsa cupola, sovrapponendo cioè cerchi di pietre leggermente aggettanti verso l'interno sino a chiudere completamente la luce. Nell'Appennino centrale, e in particolare in Abruzzo, l'eversione feudale, la crisi della pastorizia e il notevole incremento demografico nella prima metà dell'Ottocento hanno determinato la messa a coltura dei terreni della media montagna. Probabilmente l'estrema indigenza dei nuovi coloni non ha permesso loro di costruire abitazioni tradizionali, orientando la loro scelta sulla costruzione a secco, economica e veloce da realizzare. È lecito immaginare una prima fase di sistemazione dei campi con muri di sostegno e recinzione per passare in seguito alla costruzione di una capanna ove trascorrere le notti nei periodi di maggior lavoro e riporre attrezzi e prodotti agricoli. I Tolos sono stati descritti per la prima volta nel 1876 dal chietino Giovanni Chiarini, ma solo nel 1992 uno studio di Edoardo Micati tenta un censimento completo dei migliaia di Tolos presenti sulla Maiella, sul Gran Sasso, sulla Montagna dei Fiori. Tra le zone citate, la Maiella risulta essere la più ricca di tali capanne, circa il 75% del totale, che sono diffuse fino a 1850 metri di quota. Quelle pietre raccontano la dura vita dei pastori transumanti. Il Tolos è il simbolo del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, che ogni anno si svolge ad Abateggio. Aziende impegnate nella sostenibilità, nella valorizzazione dei giovani che si inseriscono nella filiera del mondo agricolo. Solis Green Log è un'azienda green abruzzese, specializzata nella perfetta conservazione e distribuzione di prodotti a temperature controllate. Rappresenta un punto di riferimento nel settore alimentare. Oggi Solis Green Log gestisce 3 centri logistici del freddo in Abruzzo, progettati e costruiti dall'azienda capogruppo Solis in aree strategiche, quali Casoli, Atessa e Santomero. Da Solis a Solis Green Log. Danilo Di Florio, come nasce questo progetto? Nasce appunto sperimentando che cosa? L'allora economia circolare non era di moda, quindi non era vista come un discorso che oggi è diventato attuale, e abbiamo sperimentato attraverso lo studio della catena del freddo di come si doveva e si poteva conservare i prodotti e quindi la risorsa. A questo che cosa è successo? È successo che abbiamo anche applicato che cosa? Il risparmio energetico, quindi risparmio sì, ma a 360 gradi, riguardano sia i prodotti, quindi le risorse, ma riguarda anche l'energia, e quindi questo aspetto praticamente ha in qualche modo, secondo il mio progetto, quindi il mio modo di vedere l'economia, ha stravolto in qualche modo l'economia d'impresa, e noi abbiamo realizzato un progetto di questo genere per non solo aiutare l'economia locale, quindi voi avete visto come noi conserviamo, ma di chi, di quali merci parliamo.
e che sono la maggior parte prodotti locali. Prodotti locali, quindi abbiamo aiutato l'economia locale, l'occupazione locale, ma soprattutto abbiamo realizzato una cosa favolosa che sarebbe l'autosufficienza energetica attraverso l'applicazione alla lettera dell'economia circolare. Sostenibilità ambientale nel progetto Solis Green Log, Massimo Innaurato. Dunque, il progetto Solis Green Log è un progetto Solis che unisce l'efficientamento energetico e lo studio fatto negli anni sull'energia rinnovabile, e in questo contesto noi vediamo applicate le forme di rinnovabilità e efficientamento energetico all'estremo e alla tecnologia attualmente possibile e implementabile in questo momento. Su questo plesso abbiamo potuto sviluppare nuove tecniche che utilizzano e sfruttano appieno l'energia rinnovabile, appunto quella fotovoltaica che tutti i giorni ci viene rilasciata dal sole, e la uniscono all'utilizzo di gas naturali, e grazie a questo binomio noi riusciamo a poter offrire un servizio di frigoconservazione, quindi un servizio che nell'ambito sarebbe notevolmente ad impatto notevole energeticamente, quindi riusciamo a poter garantire un processo che è quello della frigoconservazione con un zero impatto ambientale, quindi energia rinnovabile, innovazione e tecnologia a servizio di un'attività energivora che in questo caso si sviluppa nel territorio, per il territorio e a diretto contatto con la natura. Alessandro Di Florio, quali sono i servizi che offrite nella filiera dell'agroalimentare abruzzese? Sì, allora Solis Green Log offre servizi legati alla catena del freddo, che vanno dal ritiro in azienda all'abbattimento termico fino alla conservazione sia a meno 20 che come celle di fresco, fino alla distribuzione primaria e secondaria. Nella fattispecie legato alla conservazione del meno 20, quindi del surgelato, abbiamo unito il servizio di abbattimento termico che si differenzia tra surgelazione e congelamento, e proprio per quanto riguarda le aziende di produzione locali, quindi le aziende agricole, offriamo il servizio di abbattimento termico, ad esempio per quanto riguarda le aziende delle produzioni di latte ovino, attraverso il quale riescono a allungare la scadenza, quindi l'utilizzo, la shelf life di questo latte, di questo prodotto, oppure attraverso la frigoconservazione dei melari nei periodi di non produzione del miele. Questa dove ci troviamo, ad esempio, è un'area adibita proprio al cross-docking dei prodotti che vanno destinati alla lavorazione di abbattimento termico e frigoconservazione. Durante il Covid vi siete messi a disposizione proprio con queste vostre strutture? Sì, allora la Solis Green Log ha messo a disposizione le proprie strutture e i propri servizi proprio per limitare, diciamo, gli scarti di lavorazione sia dei semi lavorati che dei prodotti finiti che in quel momento non andavano venduti. Ivano Marrone, dal suo cappello si capisce la temperatura in questo ambiente di lavoro? Sì, sono ambienti a temperatura controllata, quindi fa abbastanza freddo per tutelare i prodotti che arrivano. Sempre a disposizione, ovviamente? Sì, sì, dalle 7 di mattina alle 8 di sera e anche la notte riusciamo a soddisfare tutte le richieste dei clienti in base alle loro esigenze per scaricare le merci. E in questa azienda lavorano tanti giovani e noi andiamo a conoscerli. Il tuo nome? Ciao, sono Emanuele D'Alfonso e sono circa 3 anni che lavoro in questa azienda, che mi ha dato l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro sin da subito, ovvero appena finita la scuola, e soprattutto, molto importante, sono riuscito, diciamo, a lavorare nel mio territorio senza spostarmi, perché appunto è un'azienda che crede nel territorio e soprattutto crede nei giovani come noi. Bella testimonianza, passiamo a conoscere invece Jacobitti Luana. È da poco più di 2 mesi che lavoro in questa azienda, sono molto entusiasta perché rispetta molto l'ambiente e devo dire che mi sono ambientata da subito sia con i colleghi anche come ambiente lavorativo. E
E siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Grazie a tutti voi che ci seguite, grazie ad Alessandro che cura tutta la parte tecnica, e ci vediamo venerdì prossimo 20:30 Rete 8 Abruzzo, dalla terra al mare.